38. Non vedermi. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB. Io sono il Signore Dio tuo. La sapienza scende su te come la pioggia scende sui campi per irrigarli. In verità ti dico, non vedermi lontano perché sono vicino. Non vedermi come padre perché sono anche madre. E non vedermi come madre perché sono tuo padre. Non vedermi come la verità, perché io sono anche la menzogna. Non vedermi come la giustizia, perché io sono anche l'ingiustizia. Non vedermi come l'ipocrisia o come l'onestà, perché sono altro dall'ipocrisia e altro dall'onestà. Non vedermi come un tuo amico, perché sono anche il tuo peggiore nemico. Non vedermi come un tuo fratello, perché se è necessario io posso anche separarti da ciò che per te in quel momento può essere apparentemente vitale. Non vedermi come la vita, perché io sono anche la morte. E non vedermi come la morte, perché sono la vita. Non farti di me alcuna immagine, ma adorami per ciò che sono, e cioè la voce che parla nell'intimo tuo. La vita e la morte, la menzogna e la verità, il bene e il male. Ti sento, uomo, dire che nella tua storia è il male, ma io ti dico che sono io quel male che tu perseguiti, reputandolo ingiusto, dicendo che soffri, perché in realtà non stai soffrendo. Il tuo dolore non è che un balsamo che sta cadendo dal cielo per illuminarti. E perché offendi te stesso credendoti abbandonato e solo? Nessuno è abbandonato e solo, perché io sarò con voi fino alla fine dei tempi e oltre. Non vedermi come il tempo, perché sono il non tempo, e non vedermi come il non tempo, perché sono il tempo. Non adorarmi in un tempio, perché non ho bisogno di tempio, ed entra nel tempio, perché ho detto: onora la mia casa. Non andare a Gerusalemme per adorarmi, sii tu stesso Gerusalemme. Non entrare in chiesa, sii tu stesso la chiesa. E se sei il vero adoratore, non hai bisogno di ministri, perché sei tu stesso ministro. Però io ti dico, ascolta i miei ministri. È venuto da me un affamato e mi ha detto: dammi pane. Io gli ho dato pane. Poi è venuto da me un assetato e mi ha detto: dammi da bere. Io gli ho dato acqua. Poi da me è venuto un malato e io l'ho sanato. È venuto un uomo triste e gli ho dato la gioia. È venuto un morto e gli ho reso la vita. Questo Dio sono. Perché niente io non posso e tutto è al di dentro di me, al di dentro di te. Figlio mio.